La benedizione della casa e della famiglia è una tradizione pasquale che appartiene alla confessione cattolica. Il libro delle benedizioni recita infatti: obbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono considerare come uno dei compiti principali della loro azione pastorale la cura di visitare le famiglie per recar loro l'annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Vangelo di Luca 10:5. La benedizione della casa può essere però impartita anche direttamente da un membro della famiglia, senza la presenza di un rappresentante ecclesiastico ufficiale. In questa benedizione guidata faremo anche qualcosa di più. Attraverso alcune tecniche energetiche ripulirai ogni ambiente della tua casa di ogni energia negativa e infonderai una corroborante, rinvigorente, nuova energia spirituale. Con questa benedizione, in altri termini, aprirai le finestre energetiche della tua casa e farai entrare aria spirituale pulita, fresca, pura. Esegui perciò questa benedizione non solo nel periodo pasquale, ma periodicamente, quando vuoi rinnovare l'energia positiva, spirituale, della tua casa. Puoi eseguire questa benedizione per ogni ambiente della tua casa, oppure scegliere un ambiente simbolo, per esempio la sala da pranzo, il soggiorno, la cucina, e includere in una sola benedizione tutti gli ambienti della casa. L'ideale è eseguire questa benedizione in piedi. Chiudi gli occhi e resta in ascolto del silenzio. Cerca sempre di più il silenzio dentro di te. Con gli occhi chiusi, congiungi le mani come sei abituato per la preghiera. Così puoi conoscere la profonda funzione fisiologica delle mani giunte. Questo gesto antichissimo attiva infatti l'integrazione emisferica tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello. In questo modo i due emisferi sono in perfetta integrazione, pronti a comunicare la tua preghiera al tuo livello più profondo e spirituale e da esso all'intelligenza infinita, a Dio. Ora rafforzeremo questa integrazione tra i due emisferi cerebrali in modo molto semplice. Con il pollice e l'indice della mano destra, cingi delicatamente il lobo dell'orecchio sinistro. La posizione più corretta è con il pollice che cinge il lobo sulla parte esterna e l'indice sulla parte interna. Premi leggermente con le dita sul lobo e resta in questa posizione. Con il pollice e l'indice della mano sinistra, cingi ora delicatamente il lobo dell'orecchio destro. Per fare questo devi far scorrere il braccio sinistro sopra o sotto il braccio destro, intrecciando le due braccia all'altezza degli avambracci. È indifferente che il braccio sinistro passi sopra o sotto il braccio destro. Scegli la posizione che ti è più comoda o che ti viene più naturale. Anche in questo caso, la posizione più corretta delle due dita è con il pollice che cinge il lobo sulla parte esterna del lobo e l'indice sulla parte interna. Premi leggermente con le dita sul lobo. Resta con le due braccia intrecciate e le dita che cingono i lobi dell'orecchio opposto.
Immagina ora che dal centro della tua fronte si formi una piccola X. È leggermente luminosa. Questa X cresce e si espande sempre di più. Mentre cresce e si espande, si illumina sempre di più. Questa X continua a espandersi e a illuminarsi fino a quando ricopre tutta la superficie della tua testa. Ora sei in perfetta integrazione emisferica. L'intero tuo sistema fisico, mentale e spirituale è pronto per la tua benedizione. Puoi staccare le dita dai lobi delle orecchie e sciogliere l'intreccio delle braccia.